Iniziato molto forte l'Inter, ancora Pavard sul fondo, il cross per Lautaro, il colpo di testa di poco fuori, ancora la sinistra di Sorrentino, classico intervento di Lautaro sul primo palo, ma non riesce a deviarla, chiede il calcio d'angolo, vediamo, e forse sì, è stata toccata da Gagliardini, ma non so se è stato assegnato l'angolo, vediamo ancora, ma qua è ancora più difficile capire da questa prospettiva. Lautaro chiedeva il tocco, no, l'arbitro dice di no, quindi rimessa dal fondo. È un Inter che in questi 9 minuti e mezzo è partita veramente forte. Il Monza è in difficoltà su questo pressing alto, in uscita ha sbagliato diversi palloni. C'è un controllo al VAR, per una mano, per un tocco di mano di Gagliardini. Ma infatti io più che vediamo la deviazione, ma di mano. Aureliano e Mazzoleni. Allora sì, allora io dicevo forse deviazione di Gagliardini. Si stanno controllando se c'è un tocco di mano di Gagliardini. Vediamo la partita e analizziamola in modo critico. Vediamo. Cross da destra, colpo di testa di Lautaro. Non si capisce bene, onestamente, almeno io non lo capisco, se Gagliardini la tocca o no. Gagliardini che va a provare a prenderla di testa, ma va col braccio largo. Che Gagliardini abbia il braccio largo. Sì, adesso il braccio largo, bisogna vedere se l'ha presa col braccio. Vediamo. Eh sì, la prende con la mano, ragazzi. Adesso l'ho vista, infatti VAR va a vederla. Rapuano perché la prende con la mano. L'avevo vista subito. Gagliardini tocca con la mano, dall'ultima inquadratura l'ho vista chiaramente. Con la mano, non era con un'altra parte del corpo. L'ho vista chiaramente dall'ultima inquadratura dal fondo. Rapuano la va a vedere ed è mano netta di Gagliardini, la mano sinistra. E quindi calcio di rigore per l'Inter. Rapuano dà il calcio di rigore dopo essere stato richiamato da Aureliano al VAR. E quindi qui Lautaro... ineccepibile il passaggio. Sì, ineccepibile. No, Gagliardini, tra l'altro, non è un difensore centrale, sta giocando lì al posto di Pablo Maria la seconda volta. Devo dire che alla fine, non dico che era nell'aria, però l'Inter era andata veramente in 10 minuti almeno 10 volte nell'area di rigore del Monza. E a furia di andare, o tiri, tiro respinto, tiro sbagliato. Comunque, tacco sbagliato, poi alla fine. Non l'aveva vista l'arbitro. No, ma era difficilissima da vedere. No, però non l'aveva vista l'arbitro. No, dice è stato Mazzoleni alla VAR. Mazzoleni l'ha chiamato. Oh, beh no, in questo caso Rapuano che al... No, ma questo non è contestabile, certo. Questo rigore, è proprio facile perché il braccio è largo. Il protocollo è stato applicato alla regola, alla lettera, quindi qua perfetto e ci mancherebbe. Con umiltà da parte di tutte le componenti, non mi sembra che si stia lamentando nessuno. Scusa, Lautaro reclamava un calcio d'angolo perché parte non il tiro e va il sultano, ottavo gol stagionale, settimo su rigore in campionato per il numero 20 dell'Inter, che porta la squadra nerazzurra in vantaggio. Simone, gol di Çalhanoğlu. Tenore. Poi nell'analisi, Paolo, dobbiamo cercare di essere obiettivi. Attenzione, ancora Inter in avanti, gol di Marco, la palla al centro, gol di Lautaro Martinez, il toro l'ha messa. Gol del capitano. 0-2 per chi chiama da fuori Milano al 14esimo. Un Inter arrembante in questi primi minuti. Çalhanoğlu 8 gol, Lautaro capocannoniere 17 gol solo in campionato. Che fenomeno il toro Lautaro. E quindi che confusione sarà, perché tifiamo un giocatore. Che confusione sarà, perché tifiamo un giocatore che tira bombe a mano. Dai tutti in piedi, è il nostro capitano. Batti le mani, in campo c'è Lautaro. La 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 la. Basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di me. Allora, Giovanna, Paolino, ma posso fare una domanda? Prima Vergigia, poi ma dove sono capitato? No, c'è Vergigia. E ragazzi, però dopo 14 minuti un Inter che veniva data un po', come giustamente anche Paolo ha ricordato in queste puntate, ma era vero, veniva sia col Genoa, che col Verona, infatti, con fatica, stavolta è iniziato fortissimo. Volevo fare questa considerazione: Bologna, Genoa e Verona. Bologna dopo c'era il Lecce. Sì, aveva dato qualche segnale di cedimento. E teoricamente era una partita dal punto di vista mentale delicata. Invece ci ha avuto un impatto pazzesco. Monza un avvio imbarazzante, però, cioè proprio imbarazzante. Anche strano rispetto al suo. No, perché non riescono a gestire un pallone.
Sì, non riescono a disturbare, allora, non riescono a uscire da dietro. Ricordo che per Lautaro è il gol numero 121. Vero. Ormai vede Vieri a due gol, 123, Icardi a 124, ottavo nella storia, a tre gol. Ma a proposito di Lautaro, vedremo cosa vedrà l'anno prossimo. Scusate, perché c'è un attenzione, discorso di contratto, ora c'è il Monza in avanti che si affaccia, devo dire, per la prima volta dopo un doppio colpo, veramente come un doppio pugno in faccia, come un pugile suonato. Ora il Monza però prova a reagire, perché la partita è appena iniziata, un quarto d'ora, anche se c'è stata solo l'Inter in campo. Attenzione a Colpani che si accentra, va sul sinistro, Colpani, pericolo, il tiro alto. È andato in piccolo. Come direbbe il mio amico Tiziano Tudeli, di sillabo di felicità. Alto, bisillabo di felicità. Paolino, questo 2-0 in pochi minuti, bisillabo di infelicità per te. L'Inter si merita tutto quello che ha prodotto, che ha fatto, rigore corretto, gestito al meglio il protocollo, quindi mi dispiace essermi accavallato con l'amico Michele, mentre io sono un po' in ritardo con la partita. È una delle peggiori partenze del Monza, e quindi è andata un po' in protezione, aspettato soprattutto sul secondo gol, aspettato troppo, arretrato troppo a mio avviso, c'era completamente solo Di Marco in area di rigore che avrebbe potuto anche calciare, non so se è una via di mezzo tra un tiro sbagliato o un assist voluto, sta di fatto che gli hanno concesso a lui, all'Inter, troppo. Meritato questo vantaggio in 15 minuti, la dice lunga sulla voglia dell'Inter di mettere il piede sull'acceleratore. Un dato su Di Marco che ha il quinto assist stagionale, 3 gol e 5 assist. Beh, possiamo anche dire che, ma dopo te lo dico dopo, questa Dico al volo questa, perché l'Inter in 16 minuti ha fatto 9 tiri, due nello specchio, però 9 tiri totali, perché ha preso praticamente a pallate il Monza nei primi 15 minuti. Allora, devo andare. Di Marco è cambiata infatti è quello che vi voglio far riflettere dopo la pubblicità. Vinci rapidissimo. No, volevo analizzare semplicemente un'aggressione dell'Inter fortissima, un approccio dell'Inter fortissimo. Non sappiamo fino a che punto è la debolezza del Monza, inaudita peraltro, mai vista quest'anno, o la forza dell'Inter, ma l'Inter mi è sembrata determinata in modo tale da voler subito risolvere il problema. Magari le critiche hanno spronato ancora di più. Ma magari semplicemente, insomma, Di Marco si è vero, le critiche compattano e ti danno quel qualcosa in più. Però Di Marco si è riposato, è tornata settimana tipo senza turno infrasettimanale. C'era una stanchezza che andava un po' curata e medicata. Attenzione al Monza, palla che spiove in aria, Caldirola, gol del Monza che la riapre, vedi? Basta un piccolo episodio, per Pessina, credo di Colpani, che l'ha prolungata, la spizza. Vediamo la posizione di Messina sull'assist. Vedi Paolo che è già preventivo. La palla in aria, vediamo Caldirola per Pessina. Caldirola di testa, di spalla per Pessina. Ragione Paolo, dobbiamo verificare se Pessina è in linea o no. Credo di sì, da così a occhio, però non è mai detto. Io ho visto il rigore, prima. Allora vediamo intanto se la tocca Caldirola all'occhio lungo. Allora la tocca sicuro Caldirola, quindi è da verificare se Pessina è avanti o no. Ed è proprio, diciamo, in bilico. Bastoni che lo tiene. C'è forse sì. Io su Bastoni sto vedendo Paolino, Antonio. Vediamo. Su Bastoni. Aureliano e Mazzoleni sono lì a verificare. Vediamo un po'. Punizione da sinistra, ripeto la dinamica con Caldirola che prova ad andare di testa, la prende di spalla, speriamo che sia gol, però. E si ritrova Pessina solo sul secondo palo, che di testa non ha difficoltà. Fuori gioco, non fuori gioco. Invece Bastoni che lo tiene in gioco. Può essere. Speriamo un po'. Rapuano sta aspettando. Vediamo. Ha ragione Antonio. Sì, Bastoni a destra. Sì. È proprio un passo indietro, perché però bisogna vedere se lo tiene in gioco del tutto. Se non fosse stato per Bastoni era un fuorigioco clamoroso, nel senso al centro, però Bastoni che non è lì dove si marca ma è completamente fuori, lo dovrebbe tenere in gioco forse, che non c'entra niente in una posizione, però più tempo passa e più c'è il dubbio. Rapuano è molto rigoroso, è molto attento nel rapporto con VAR, però dico, quando passa molto tempo è perché è molto difficile, è questione di millimetri, devono trovare anche il momento. Abbiamo visto per esempio il pallone, c'è Bastoni che tiene in gioco. Abbiamo visto anche con il Verona, quando l'Inter ha avuto il 2-0 annullato. L'Inter col Verona ha avuto il 2-0 annullato perché Acerbi aveva una parte della spalla oltre l'assist a Lautaro. Lautaro aveva fatto il 2-0 inizio secondo tempo. Vediamo Rapuano che sta andando. VAR mi sa che è fuori gioco. Quindi annullato il gol di Pessina.
E adesso ci faranno vedere il fotogramma scelto qui. Fuori così gioco! È difficile da capire perché siamo proprio al limite. Fuori gioco! Fuori gioco! Fuori gioco! Diciamo, Simone, gioco, che era stata una beffa per l'Inter perché la prima volta che il Monza era andato pericolosamente, però il calcio è così. Cioè, no, basta, ma assolutamente sul fuori gioco c'è abbastanza. Sarà questione di millimetri, voglio vedere. Certezza. Millimetri, io vorrei rivederlo, però. Sì, non, sì. Non hanno. Ah, no, adesso ci faranno vedere tra un po' l'immagine scelta, come sempre, un po' a scoppio ritardato. Che anche lì, quando è millimetrico, ti dispiace obiettivamente. Posto che le regole sono queste, però insomma, non c'è più il discorso. Io, Giovanna, non a caso ho ricordato il 2-0 annullato col Verona, perché in tutto il casino che è successo nel finale, il 2-0 annullato per un millimetro è passato così, nessuno se lo ricorda più. Invece, son gol che abbiamo detto col semiautomatico ci dobbiamo fidare. Ma a volte ti viene insomma la rabbia perché dici per una mezza spalla, un mezzo tacco, è successo alla Juve col Verona, è successo all'Inter col Verona. Sempre sì, col Verona. Sono le. Esatto, però come diceva Bergigia, se il regolamento è questo, noi dobbiamo basarci su questo, no? È assurdo. Tanto è stato uno scontro testa a testa. Ho una visione tra Pavarra e un giocatore molto, molto conservatrice sul fuorigioco, perché io reintrodurrei la luce nel fuorigioco. Ah, ecco, anch'io. Okay. Ma stai scherzando? Certo, ma come fai? Certo, ma è ridicolo. Ma secondo me il destino sarà quello: reintrodurranno la luce. Sì, però anche la luce, fotogramma non c'è, fotogramma successivo c'è. Sì, è sempre una questione sempre di. Sì, ma adesso, Michele, tu veramente è la morte del gesto tecnico, della bella giocata. Ci sono alcuni fuorigioco che non sono nello spirito della regola. È la morte del calcio. Ma infatti, per esempio, in Inghilterra, dove hanno una tradizione, una cultura, eccetera, loro detestano in molti il VAR proprio perché dicono che toglie l'essenza al calcio, no? L'immediatezza della felicità. Ma sì, sì, non, anche attenzione, l'immediatezza della felicità è una frase da incorniciare. È vero, l'immediatezza della felicità. Però ragazzi, c'è chi dice anche che gli possiamo episodi rivedere, non ci fanno rivedere. Sì. L'immagine. Ecco, del, adesso ce la fanno adesso rivedere. Allora, sì, bastoni, Madonna, e c'è il fianco, no, e la spalla. No, ragazzi, no, con il piede, no, con il piede che sta più bastoni dietro. Ma è una roba vomitevole. Però c'è dai più pezzo di corpo rispetto ad Acerbi, no, col Verona. È due pezzi sono, un pezzo di spalla e un pezzo, sì, di però, fianco. E poi ragazzi, comunque dobbiamo, io preferisco anche qua, non lo so se siete d'accordo. Intanto il gioco è fermo perché c'è stato uno scontro tra due rivedendo l'immagine con Pavar, un'immagine stanno fasciando, cioè, la testa dei due giocatori. Secondo da una me parte queste Pavar immagini confezionate, secondo, scusa, il fuorigioco vorrei geografico che hanno ideato. A me non piace, non piace. Neanche a me piace, però è fuorigioco questo. Non mi piace, perché io mi devo affidare a una tecnologia? Fatemi vedere il momento del è tiro. È scandaloso, ma fatemi fuorigioco vedere un perché inquadro. Dici perché mi devo affidare alla tecnologia? No, non mi piace che mi estrapolino i giocatori, che mi elaborino il discorso del fuorigioco. No, io perché voglio vedere l'immagine del campo fermata, no, nel ma quella è fermata e poi la semplificano, sì, in sì, modo sì, 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 da far capire la, sì, linea. Sì, sì, non voglio mettere ombre, tra l'altro, questi, tra l'altro, Giovanna, questo segno automatico si sta lavorando per farlo diventare gusto completamente automatico nei prossimi mondiali in America. Che cosa significa? Che in pochi secondi l'arbitro avrà, senza che il VAR deve verificare, nel già suo auricolare pulita, l'indicazione con le varie linee tracciate dal computer. Adesso è semi-automatico, diventerà. Ma comunque completamente voglio dire, convieni questo gol annullato, è sfortunatissimo per il Monza. Sì, ho capito, perché succede a. No, no, vorrei le dici, me lo tengo. Ma ripeto, è successo all'Inter domenica scorsa, col Verona è successo, 2-0 era. Allora, intanto, scusami, dicevi fasciata alla testa. Fasciata alla testa di Pavar e Dani Mota Carvaglio, sono venuti a contrasto testa a testa, sono dovuti, è stato fermo il gioco per più di due minuti e hanno fasciato la testa a tutti e due, colpo forte, tanto che l'Inter faceva scaldare Bissek, ma alla fine si sono alzati sia Pavar che Dani Mota Carvaglio e quindi adesso si gioca. Allora, è vero che è una rimessa laterale in avanti per l'Inter, sì, in zona d'attacco, poi vado in pubblicità con Darmian che cerca Durham, respinta della difesa, ancora Inter in avanti che oggi gioca con la seconda maglia, quella bianca con la banda diagonale, attenzione Durham al limite dell'aria, c'è Lautaro solo, lo vede Lautaro un po' in ritardo, non ha letto subito il passaggio del compagno e quindi la difesa del Monza può spazzare. Dicevo, Inter con la seconda maglia oggi bianca con la banda diagonale nerazzurra, Monza invece con la classica tenuta rossa, pantaloncini, calzettoni, tutto rosso. Allora, possiamo dire questo, è vero il gol annullato con millimetricamente un fuorigioco che c'era, richiamato dal VAR l'arbitro, e quindi per la seconda volta tutto bene, tutto giusto, tutto perfetto,
però questo gol fa scattare qualcosa, ovvero la certezza che la partita è aperta, il Monza c'è, e l'Inter appena va avanti può rischiare. Apice vinci. Quindi no, ti dicevo, l'errore secondo... economico ma no, quello secondo me mercato, no, perché Arnautovic. Nessuno ha una rosa stracompleta, l'Inter ce l'ha piuttosto profonda, non perfetta. È una squadra che ovviamente, però come tante, quando c'è fuori Lautaro, allora va un po' più in difficoltà, perché non solo mancano i gol di Lautaro, ma fa giocare bene anche i compagni. Cioè, è vero, anche Thuram gioca meglio quando Thuram, ma comunque anche l'inserimento delle mezze ali, cioè uno che ti aiuta perché si abbassa, scambia, riparte, crea spazio. Toglie palloni. Ecco, poi sinistra. È ovvio che con Sanchez e Arnautovic sono indietro. Però insomma, io dico la mia teoria. È giusto per trovare, insomma. No, anche io ancora nella mente penso che mi addormenterò sempre con quelle parole, con Vidal che consiglia a Sanchez di scappare dall'Inter, perché ci sono persone brutte. Sì, solamente che ecco, sì, è terribile, ecco. Sì, solamente che Vidal ha fatto un'analisi un po' strana, perché ha messo in mezzo Mkhitaryan. Sì, ha fatto il paragone, cioè, con uno che non è... sì, non non è no, quello che voglio uomo, dire è che in Serie A ormai ci sono d'accordo con Paolo, ci sono così pochi fuori classe ormai per una questione economica, nel senso che quando uno arriva a un top livello te lo vengono a portare via. E se contiamo, non so chi c'è, Lautaro, Osimhen, Leao, Vlahovic che può, diciamo, diventarlo, Chiesa, o Lukaku alla Roma, Dybala, ma sono uno o due a squadra. È difficile, se ce ne sono così pochi, che addirittura in panchina ci possano essere giocatori simili. Però, allora però, quando tu perdi il fuoriclasse si vede la differenza. Però Michele, c'è un divario oggettivamente tra i due titolari. C'è un grande divario, sì. E un abisso. Ma perché l'omogeneità... Che non è l'arbitro. Però io non ricordo mai una rosa dell'Inter al di là delle punte così omogenea. Cioè, in panchina ci sono Frattesi, De Vrij, no, Carlos Augusto. No, è abbastanza omogeneo. È ovvio che davanti non lo è, però chi ha le rose il più omogeneo possibile? I club di Premier, che possono pagare una Juve, 70 milioni di difensori, no? Ma anche lì hanno Juve, tanti giovani. La Juve davanti. No, la Juve a centrocampo ha delle lacune, insomma, rispetto a lì. Però là davanti, allora, io da un Inter che è quella, anche lì poi parleremo. Ma tu dici il quartetto delle punte della Juve? Sì, quello è competitivissimo, certo. Beh, che poi equilibrato, che poi uscendo Ken non sarà quartetto, ma il quartetto sarà fatto da Ma vedi, perché è omogeneo? Perché i due titolari fanno 6-7 gol, mentre il titolare dell'Inter fa 17 e diventa difficile. È la solita Inter. Inter doveva parte stasera, cioè chiude questo turno di campionato, la Juve poi giocherà martedì, ma ha dimostrato tutto il suo valore. È partita, per me è stato un Inter normale, in linea con quella che è stata fino a questo momento. Poi ci possono essere quei cali mentali, poi ci può essere stata un po' la ramanzina fatta nello spogliatoio. Attenzione a non ripetere quello che hanno messo anche loro sotto osservazione dell'ultima partita, cioè non sottovalutate la ripartenza del campionato. A me sembra, ho sentito prima quando si parlava, l'Inter ha tolto il fiato al Monza, mi sembra tutto meritato quello che ha fatto, ha costruito, come lo ha gestito, con anche abbastanza naturalezza l'Inter, ma il fiato non gli è stato tolto al Monza. Il Monza l'ho visto arretrare dietro la linea del pallone quando ripartiva molto bene l'Inter con naturalezza, l'ho vista spaccarsi in due, quindi non mi sembra neanche stia bene dal punto di vista fisico, molto distante dal pressare il portatore di palla. Nella seconda circostanza, quella più eclatante, una grande dote di Di Marco, per parlare di calcio, quella di essere sempre molto offensivo, di rientrare, di avere corsa, di avere passo, di avere qualità, ma era in area di rigore del Monza, ha potuto tirare, ha rischiato di segnare, sì, ha messo in mezzo un pallone, non nella linea dei difensori momento. Del Monza, sempre un po' staccati, diciamo che hanno fatto quello che sono riusciti a fare, e avrebbe potuto dare una svolta, chiaramente quel gol giustamente quindi, annullato da protocollo, perché fin quando non ci diranno che però, sarebbe bello tornare a un qualcosa di diverso, più vicino al calcio giocato e visto in campo, perché ricordo, e io sono contrario, che oramai anche chi va allo stadio ragiona con il calcio che vedrebbe, che giudicherebbe guardando la televisione. C'è un calcio giocato in campo, è difficile anche guardato. Per l'arbitro magari gestire la situazione del mano di Gagliardini, come quella del fuorigioco millimetrico. Però, di un calzino, di un mezzo dito, però il protocollo dice quello, è un calcio televisivo. Quando si metteranno d'accordo
che sarebbe bene cancellare più una parte rispetto ad un'altra, capiremo meglio anche i protocolli, le regole. Però cosa c'entra quella partita? Paolino, ritorniamo a monte. Tu mi stai dicendo che c'è stato un avversario inesistente e che a fronte di questa inesistenza clamorosa del Monza, non c'è nulla di quest'Inter non ha fatto niente di clamoroso, perché con la forza che ha forse avrebbe dovuto fare qualcosa di più. Abbiamo fatto 10 tiri in porta. Non lo so, io lancio per chi raccoglie. Per me Paolino voleva dire questo. Vinci, sei d'accordo? Monza non è che viene da un periodo negativo, viene da una bella vittoria in trasferta. Oggi c'è stato più il merito dell'Inter che il demerito del Monza. È entrata in campo come una furia, ha fatto 9 tiri in 16 minuti, 2 gol. Nessuno sta dicendo la rabbia con cui l'Inter è sceso in campo, il dominio. Abbiamo detto che col Verona e col Genoa non è stato così, ma oggi sì. Nei confronti di una squadra in Monza che tendenzialmente governa la partita, specialmente nei primi tempi, se l'abbiamo vista bene in Monza quest'anno. L'Inter è stata molto aggressiva, quasi per voler dimostrare effettivamente, prima di andare in un'avventura araba sulla Supercoppa, prima di partire, lasciare il suo imprimatur sul campionato. Un imprimatur molto forte di supremazia, perché andrebbe stasera a 5 punti alla Juventus, che pur deve recuperare una partita non difficile col Sassuolo martedì. Però Paolo, posso dire, sono cattiva, ditemelo voi, anche vado da Bergigia, che questa Inter... Che poi, voglio dire, come quando fa la grande parata il portiere, si dice, il portiere fa parte della rosa, quindi non tolgo merito, Però è un Inter estremamente dipendente da due giocatori, Lautaro e Di Marco. Io non sono d'accordo. In verità, l'aveva chiesto a me, però questa sera vi vedo tutti bulimici, è incredibile. Visto un collettivo. No, ma Michele, hai appena fatto... una telecronaca minuto per minuto, rilassati un attimo, poi la voce ti va giù e non ho capito. Adesso deve tenerla per gli appendici. Io non sono d'accordo con te. Sereno. Non sono d'accordo con te. L'aveva chiesto a me, però fa niente. Pure parla tu, Paolo. Vai tu. Sommessamente posso non essere d'accordo con te. Certo, ma io volevo. Allora, fammi sentire Bergigia, poi faccio il giro con tutti. Paolo. Non dipende eccessivamente da questi due giocatori. No, è ovvio che c'è, ma è ovvio che c'è uno come Lautaro che finalizza il gioco, però perché tu dici è il lavoro che fa Thuram e gli spazi, se non c'è Lautaro non lo fa così bene. Sì, no, vabbè, ho capito, ma secondo me sono tutti importanti nell'Inter, cioè è una squadra che gioca, che fa un calcio abbastanza globale, cioè collettivo, non è una squadra che butta la palla in avanti e giocatore che gliela risolve, è una squadra che coinvolge tutti. Vero. Qua la bravura dobbiamo dirla e darla all'allenatore. Sì, perché comunque è sempre con quel modulo, però è un modulo che produce calcio. Dai, hai visto anche, va bene, ok. Il Monza in fase difensiva stasera sembrava il Frosinone l'altra sera con la Juve, cioè che ti facevano entrare in area e non ti aggredivano mai fuori. Però i meriti dell'Inter sono tanti, perché comunque ha macinato molto. Io non trovo questa dipendenza anche in una coralità di gioco dove però Lautaro è il giocatore più forte, è un attaccante, guadagnerà tra gli 8 e i 10 milioni se li merita, è ovvio che deve fare quello, quindi rimarrà lì. L'Inter ha fatto l'Inter ha fatto 12 tiri in porta, 2 nella porta dello specchio soltanto. Ma infatti si è mangiato il terzo gol tante volte. Schini giustamente inquadra Paolino. Una battuta, però il campionato sta dicendo una cosa diversa. Il campionato sta dicendo che l'Inter vince e stravince e la Juventus invece è brava a rimanere aggrappata, ha vinto 10 partite nelle ultime 13, credo, con un gol di scarto. Quindi questa è diciamo finora la differenza, però contano i punti e la Juventus se vince le sue 2 prossime partite senza guardare all'Inter è prima in classifica nel prossimo weekend. E questo è un aspetto che psicologicamente può incidere. Conta, perché certo, tu potenzialmente ce li hai i punti. Anche di perché prima dello scontro diretto, Giovanna, prima dello l'Inter va a Firenze, non è che va, in puoi casa dell'ultima. Puoi affrontare la Juve con meno uno, anche se vince tutte le sue. Poi recupera il 28 di febbraio. Il 28 di febbraio è lontano. Però era importante questa partita proprio per... Certo. Dare il segnale a Paolino. Poi il 28 Paolino puoi sperare e sognare, dicono gli interisti, lo scudetto, e secondo me giocartelo tanquam. Guarda, io però continuo a ripetere che l'Inter sia la favorita, non è la grande favorita, che abbia una rosa complessivamente più attrezzata, che ha maggiore probabilità di vincere. Però noto che
alla fine del girone d'andata, al di là delle statistiche che 67 volte su 100 vince chi ha vinto il girone d'andata e finisce primo, vedo che c'è un po' più di paura nei confronti della Juventus, che ha la stessa benzina dell'Inter, che gioca di corto muso e tutto, ed è a solo due punti. Allora mi chiedo, intanto in una competizione lunga vuol dire che i valori complessivi si equivalgono. Ma le riflessioni che fanno in questo momento i due interisti in studio, mi sembra che dichiarino apertamente un po' di timore comunque. Ecco, beh, certo, il timore è certo, perché la storia insegna. Come senso ottimista. Vi temono, ma vi poi temono, attenzione. Hai ragione, attenzione. Vi temono. E il primo titolo della trasmissione era proprio questo. Proprio per la loro paura. Certo. Attenzione, la paura, adesso non passiamo alla paura. Paura. No, adesso la paura, vi temono la paura. Sì, cioè, sì, però sì, dai il braccio, la mano si prende il braccio. Mi meraviglio che Michele... La paura è un'altra cosa. Mi meraviglio che Michele è sempre attento, non ha colto la battuta mia prima sul 28 di febbraio l'Atalanta, perché l'Inter recupera sempre il 28, col Bologna recuperò il 28. 27 era il 27. Aprile, 28 penso. 27 ma adesso non era. Togliamo questa paura, perché secondo me ha ragione giusto... Paolino, gli interisti, no, di questa Juve, la paura è un'altra di cui cosa, quasi però, ridevano allora, all'inizio no. della stagione, adesso hanno però paura. Il sentimento è il nostro e quindi lo diciamo noi cosa abbiamo. Io, ma nemmeno si vuole, allora, ma gli interisti non hanno paura posso del dire campo. Una cosa, allora, giustamente, la paura è un'altra cosa. Giustamente paura Borrelli, calcistica, paura giustamente, della beffa. Giustamente Borrelli dice, la storia insegna, primo. Secondo, non si può tenere al di fuori un aspetto, che la Juventus non ha la Coppa dei Campioni, l'Inter dovrà affrontare una Coppa L'Atletico dei Campioni. Madrid. Quindi, e ragazzi, adesso la trasferta in Arabia. Beh. Se volete però facciamo la Coppa Italia, quindi come si chiama? Un po' di timore? Io c'è timore. Allora, ascolta, no, non è timore, no, aspetta, affievolisci, non è timore, non è timore, è da quando sono Paolino, no, sempre estremo sei. Per me posso 50, dire una cosa, 50 e 50 la lotta scudetto, non è timore Paolino, non è timore, è da quando sono alto così, prego che la regia possa inquadrare la mia mano. È da quando sono alto così che io vivo nel terrore vostro. Ma allora perché spiegaci questo terrore senza ricadere? No, vabbè, allora basta ricordare che la Juventus, che a parte il nubifragio di Perugia, quando fai testa a testa di solito li vince, voglio dire. Quindi questa è una cosa che nel storico. Perché li vince? Perché li vince? Perché è la storia che lo dice. Tante volte perché è successo li che ha lottato. Li ha meritati. A me stupisce che Michele dica 50 e 50. No, ma io Antonio adesso lo dicono tanti. Io lo dicevo due mesi fa qua e mi dicevano tutti. Ma 50 e 50 però in effetti... Lo dici per scaramanzia. No, però mi sembra che tu ti stia un po' nascondendo. 50 e 50 con vantaggio, con una squadra più forte, diciamo 60 e 40. Da milanista fuori dalla lotta. Da milanista fuori dalla lotta devo dire che questa volta ha ragione Paolino. Almeno 52 allora, la Juventus fino alla fine di febbraio giocherà col Sassuolo in casa, a Lecce, in casa con l'Empoli, lo scontro diretto, in casa con l'Udinese, a Verona e in casa col Frosinone. Squadre. Per me, a parte lo scontro diretto, le altre partite sono tutte sempre strafavorite per fare i tre punti. Anche a Lecce? Anche a Lecce. L'Inter invece va a Firenze, in Arabia, lo scontro diretto, a Roma con la Roma, all'Atletico Madrid, all'Atalanta, a tre partite in più. A fine febbraio può essere benissimo che la Juve sia 2-3 punti avanti, pure se l'Inter fa benissimo. Ma non finisce però. Non finisce lì. Allora. Ma sto dicendo una Juve che arriva a inizio marzo al primo posto, ma lo sai che carica che ha? Con l'Inter magari qualificata ai quarti di finale, certo, no? Con l'Inter ai quarti di finale sarebbe ancora più difficile andare allora avanti. Ma che la Juve ha la percentuale al 60%, o hai paura? No, io ti dico che io dico 50 e 50 perché per me l'Inter ha più qualità e lo dicono anche i numeri di che abbiamo detto prima, no? A 16 gol, anzi adesso sono 17 gol in più fatti, 3 in meno subiti, il centrocampo è più qualitativo. Dall'altra parte c'è la forza di un gruppo che ci crede fortemente, al di là di quello che dice Allegri. Meno impegni, la partita adesso... che si può preparare durante la settimana. E quindi queste componenti... La Champions che ti toglie forze dall'altra parte, l'Inter può arrivare pure ai quarti, perché no? Beh, quindi secondo me si equivalgono allora, alla fine le possibilità. Allora, fatemi dire, guarda Paolino, poi ritorno da te anche da Borrelli, Barbato, vinci. Però... il poi nostro, come dire, metronomo è Bergigia da questo punto di vista. Però non sono scaramantico, questo allora voglio io dire. Sono curiosa di sapere tu in questa diatriba Juventus-Inter come ti poni, 50-50 oppure no? No, 60-40 o 55-45 in favore dell'Inter.
ci sta. Poi puoi inventarti tutte le supercazzole che vuoi, uno la Champions, l'altro non ce l'ha, l'altro va in Arabia, l'altro no, però cioè siamo nel 2023, sono società che hanno degli staff profondi, preparatori, riabilitatori, staff medico, nutrizionisti, psicologi, cioè tu pensi che un viaggio in Arabia oppure fare un'altra competizione possa farti saltare tutti i piani? Non mi pare. E insomma è successo con l'Inter quando ha vinto lo scudetto, perché è uscita il 9 dicembre con Conte e poi ha approfittato. Il Milan è uscito dalle coppe e poi ha approfittato. Cioè Inzaghi deve vincere il suo primo scudetto, Allegri ne ha 26. Se sei testa a testa, uno sa come si fa, l'altro ha la spada di Damocle se non lo vinci. Però ci sono tanti fattori che entrano nella lotta. Io vedo leggermente favorita l'Inter, infatti non ho detto 70-30, alla fine ho detto 55-45. Sì, sì. Io ho solo detto che il mio 55 è scaramantico, questo no, è ognuno, cioè non è di scaramanzia, la mia è una valutazione oggettiva, cioè di una squadra che ha una rosa attrezzatissima, che comunque non vince le partite per caso o per un rimpallo, ma ha un'identità. Certo. Quindi voglio dire, viene da un lavoro, questo è il terzo anno di Inzaghi. Posso, siccome sta per iniziare il secondo tempo, fare gli up and down? Ah, c'è ragione, certo, Borrelli. Sigla, maestro. Io sempre in onore del grande Mauro Bellugi, che ricordiamo ogni volta che facciamo gli up and down. Grande Mauro. Grande Mauro. Allora, io do un bel lotto a Lautaro, perché diciamo sul rigore c'è stato il suo inserimento sul primo palo, poi ha fatto il secondo gol, poi gioca per la squadra, poi ha creato occasioni facendo l'assist anche nell'ultima azione. Insomma, è un giocatore che anche in questo primo tempo ha fatto tantissimo. Intanto Kyriakopoulos per Churria e Colombo per Bondò, quindi un attaccante per un centrocampista, il Monza prova a sbilanciarsi un po'. Secondo metto Çalhanoğlu, 13° rigore su 13 da quando è in Italia, e con l'Inter anche in doppia cifra, quest'anno all'ottavo gol, 7 rigori, 7,5 per Çalhanoğlu. E poi Di Marco, come diceva anche Antonio, ma lo dicevate tutti, oltre all'assist, che è il quinto in questo campionato, nei primi 20-25 minuti era un'ala aggiunta, un attaccante aggiunto, ha messo tanti palloni in mezzo. Allora, siccome il primo tempo è molto ma bello... Ma quanto gli dai Di Marco? 7. 7, ok. Allora, in down non ce ne sarebbero, però per indicare che io a lui chiedo qualcosa in più, dal punto di vista della cattiveria agonistica, metto Thuram 6, perché per me veramente ha tutto per diventare un grandissimo, ma deve essere più cattivo in area di rigore. Gli manca sempre quel... Anche nel calciare la palla, a volte abbiamo visto, ha fatto 2-3 tiri, uno altissimo, l'altro l'ha presa male, fa sempre i movimenti giusti, ha tecnica, ha velocità, ha qualità, ma per essere un 9 che diventa l'erede di Giroud, anche titolare nella Francia, gli manca la cattiveria, anche Deschamps gliel'ha detto, quindi sta lavorando su quello, gli do 6 perché poteva... L'unico. Per il resto anche Bastoni... Gli altri sono tutti dal 6,5 in su. No, Bastoni ha fatto dei cambi gioco molto belli. No, è vero. Che la lascia scorrere, regolare, attenzione, 3-2. C'è il treno armeno che entra in aria, da sinistra la palla per Thuram il tacco per Çalhanoğlu, il tiro gol! Di Çalhanoğlu! Il sultano la mette doppietta, 9 gol in campionato per Çalhanoğlu al 60° minuto, e pensate, aggancia Berardi, dietro Lautaro chi c'è? Çalhanoğlu, 9 gol in campionato, internazionale 3, Monza 0 al 60°. Çalhanoğlu era stato anche ammonito e salterà Fiorentina-Inter, era diffidato. Una volta. No, però ragazzi, io qua non vedo regia, io non ho visto un replay del fuorigioco, l'ho visto solo quella versione elaborata. Qui c'era un giocatore del Monza a metà campo, è sì, vero? Colpani e Çalhanoğlu sono stati spalla a spalla a centrocampo e Colpani è andato a terra, ma assolutamente non c'era... No, però lo so, è la visto, però... Quella non è spalla a spalla, ma è giusto... No, è schiena a schiena, no spalla a spalla. Ah. Perfetto. Vabbè, ma attenzione Frattesi, il cross. Scusate, ma se vi sezioniamo anche sti robi, cioè cambiamo, non si chiama più il gioco del calcio. Gol, Paolo, se non ho fosse un'azione che poi è scaturita in un gol, no. Sì, ma dov'è il dubbio? Ma dov'era un fallo? Voglio rivedere quell'immagine. Cioè, non ci può più essere un contatto, cioè continuiamo a vedere immagini. Cioè, qualsiasi appena uno sfiora uno bisogna vedere l'immagine, è una paranoia oramai.
No, ma tutti i gol vengono controllati al VAR. Sì, no, ma dico, ho capito. Tutti ma, i gol ma, vengono controllati. Sì, Paolo, cioè. Ma dico, ma farci una riflessione noi, ma dove era fallo? Solo no, perché un contatto no, questo ci no. viene il dubbio? Ma comunque il dato 47 gol dopo 20 giornate è io ho visto pazzesco. Parlare dal lunedì al venerdì per cose meno gravi di queste, cioè per cose molto meno gravi di queste. Posso dire una cosa partigiana? No. Posso dire... Posso dire una cosa? Io non l'ho rivista, questo, sennò... perché questo è il calcio. Però l'hanno vivisezionato fino ad oggi, è il calcio. Ma sì, ma l'hanno vivisezionato anche questo e non c'era fallo, Antonio, non c'era fallo. Appunto, dico per fortuna, attenzione che si fa attenzione a Thuram perché ha dribbling il ragazzo. Thuram se ne va, riesce a crossare Gagliardini in angolo, si rifugia in calcio d'angolo l'ex Gagliardini. No, no, certo. Io, che ogni episodio che porta il gol venga vivisezionato è un dato di fatto. Sono qui vicino a Lissone. Io capisco Bergigia che dice se no è un po' il centrocampista del Monza che pretende il fallo perché hanno inquadrato anche, mi sembra, Colpani che non era troppo d'accordo, ma non per aver visto il gol, perché il centrocampista si ferma quando gioca quella giocata lì. Poi per me non è fallo, ma ricordo che sono state vivisezionate situazioni, soprattutto calcio d'angolo di Marco, palla al centro, il colpo di testa che non c'è. Meno gravi, tu dici, o meno... Esatto, però è anche vero. Non dovrebbe neanche pensare di rispondere al telefono. È anche vero che certi falli... Se no sembra che diciamo sciocchezze in continuazione. Attenzione, il colpo di testa e la grande parata di Sorrentino. Inter vicina al quarto gol con Benji l'interista, Benjamin Pavard, che vuole assolutamente mettere la firma su questa partita. Ancora Bastoni, che fa anche lui, per modo di dire, il difensore, perché è un esterno offensivo. Grande parata, devo dire, del giovane Sorrentino, che sul gol di Cialanoglu non poteva fare niente, sul rigore era molto difficile, e anche Lautaro era praticamente quasi tap-in sulla linea. Io mi sento di dare tante colpe al portiere del Monza oggi. Semplicemente l'Inter ha fatto tanto in questa partita, ha creato tanto, e questa sarebbe l'ottava vittoria fuori casa su 10 partite, due pareggi a Torino con la Juve e a Genova col Genoa, cioè fuori casa sarebbero 26 punti. È presto perché siamo al 67esimo, però la partita col terzo gol è veramente indirizzata. No, cioè, Bergigia, si è sbilanciato Borrelli, è indirizzata. 3-0, c'è solo una squadra che mi ricordo, Paolo se la ricorda, era il 25 maggio 2005, in 6 minuti da 3-0, 3-3. Sì, non mi pare. La finale che è passata alla storia. Sì, non mi pare che l'aria con un grandissimo Milan, però. Erano rossi anche quegli avversari lì. Sì, però non facciamo paragoni con questa partita. No, infatti, qua è più vicino il 4-0 che il 3-1. Di Marco, calcio d'angolo ancora che la palla spiove in aria, nessuno comunque, la prende. Un Monza raccapricciante, insisto. Comunque, se oggi volevamo avere risposte dall'Inter dal punto di vista fisico e della brillantezza, diciamo che questa settimana di puro lavoro ha fatto molto bene. L'unico sufficiente del Monza e Gagliari in tribuna. No, è vero, è una squadra che non è mai, infatti la domanda che vi volevo fare è se in questo secondo tempo attenzione a Dani Moda Carvaglio, Dani Moda Carvaglio se ne va, lo ferma Darmian, chiede il fallo, calcio di rigore. Ecco, abbiamo parlato troppo presto. Vedi, hai evocato dei fantasmi. I fantasmi di Istanbul. Vedi, Bergigia, Darmian dice ma non l'ho manco toccato, Dani Moda dice anche come per te sto di fantasmi. Vediamo. Perché la mi sembra che gli colpisce il piede destro. C'è col sinistro gli colpisce il destro. E Darmian è la seconda volta che è sfortunato su questi tocchi, perché anche col Verona era stato lui con Magnani, che poi anche lì. Ma qui l'ha dato, cioè l'arbitro. No, è rigore, rigore. Subito, rigore. Ok, non c'è un check in corso. No, il check c'è sempre. C'è sempre, ma non lo richiamano. Però lo confermerà perché, rigore, perché il tocco c'è, certo, e quindi non è che. Cioè, lo può richiamare solo se non ci fosse stato nessun tocco e c'è stata una simulazione, ma non è questo il caso. Dai Sommer, il petauro volante Ian Sommer, dai. Peccato perché ci tenevo al clean sheet, adesso Sommer calcio di rigore, vediamo se il portiere svizzero. Poi il Monza, non dico che sul 3-1 la riapri, però sai, torniamo nella situazione dello 0-2 dove basterebbe poi... Cos'è che vedete indirizzate, devi abbastanza... sul 3-0 sì, tre gol stai chiamando le cose. Attenzione, gol è indirizzata, due gol deve segnarlo. Attenzione, parte Pessina, il capitano contro Sommer, tiro di Pessina che smarca Sommer e segna per il Monza, 69esimo. Non è più indirizzata. E del nostro Borrelli è riprecipitato. È indirizzatissima. Nella paura, nel fiume. Questo Liverpool Monza. Quella paura non ti fa aver coraggio, non ti fa godere le cose. È brutto, ti annichilisce
La paura è un brutto sentimento. Porta la paura in casa Borrelli. Ma io la paura non l'ho mai nominata e nemmeno mai provata per il calcio. Cioè, la paura. Sono mai. Solo io che ho parlato di terrore. Ah, è vero. Barbato più di Borrelli. Noi abbiamo fatto la media. Prudenza. Galliani che prudenza. Esulta come se fosse il 5-0. Non si alza, ma. Ma esulta come. Esulta. Insomma, l'anno scorso ricordo che una vittoria e un pareggio per il Monza con l'Inter. Quest'anno vittoria dell'Inter all'andata è la prima. E vittoria ritorno. Perché nella storia il Monza è il secondo anno in Serie A, quindi questa è la quarta partita tra Monza e Inter. Adesso vediamo, Paolo, se senza Barella, senza Cialanoglu. No, vabbè, dai. E ci crede, Paolo, ci crede, Paolo, sono ci crede. No, io sera. No, io non ci credo. No, Paolo vinci. Ah, no, io non ci credo. No, io non ci credo. Sogno soltanto. No, ma fai bene, io cioè, se fossi io Monza, Juve, Monza, Milan ci crederei. Guardate che io ho una certa stima dell'Inter squadra e anche dell'Inter società. Attenzione, Paolo, su Di Marco, ma c'è il vantaggio. Sei angolo, vediamo. Non metti, non metti per così tanti dubbi, poi tu Giovanna fai bene, perché da conduttrice chiaramente ci vuole l'appiglio, no? Però non ti sta seguendo su questo. Ammonito Birindelli che salterà il prossimo turno per il fallo su Di Marco. Aveva lasciato correre l'arbitro, Di Marco però rimane dolorante a terra. Vedete qua in netto ritardo, Pestone, questo è proprio codificato come giallo. Eh beh, sì. E quindi Birindelli, entrato da poco, viene ammonito. Ci fanno rivedere il rigore di Pessina che è stato molto bravo con la mezza finta. Sommer si è tuffato a sinistra, pallone alla sua destra, l'MLM nel sacco, 1-3, Monza 1, Inter 3. Poco. Eh beh sì, perché quel Salernitana e lì la partita cambia, sì, ovviamente, sì. Perché cioè rispetto a quella di Coppa Italia dove c'è stato un asfaltamento massacro, è vero, ecco. Valentin Carboni, attenzione, si invola nell'uno contro uno. Valentin è bravo e uno è meno bravo, come? Quindi stai dicendo che c'è un Inzaghi bravo e un Inzaghi meno bravo? C'è uno capolista e potrei uno essere d'accordo con te. E uno fanalino di coda. Diciamo che Pippo ha scritto la storia dal punto di vista anche del campo da giocatore. È stato bravissimo come allenatore. C'entra poco quando fai l'allenatore. No, da allenatore è stato bravissimo in B e C. In Serie A vediamo quest'anno se riscatta un po'. Beh, gli è andato stagione. Anche, cioè ha preso panchine, che dire Bollenti, voglio dire, non è fatta. È vero, con la Salernitana non è fatta. Tra l'altro adesso, oggi ha perso 2-1 di nuovo all'ultimo minuto. Cioè sta perdendo 2-1, ha fatto 2-2 col Milan, subendo il 2-2 all'ultimo minuto. Ha perso 2-1 con la Juve, subendo il 2-1 all'ultimo minuto e oggi 2-1 ne recupera. Attenzione all'Inter, con Frattesi che questo è rigore per l'Inter. Rigore per l'Inter, a 4 che tampona Frattesi. E quindi che si lamenta pure Akpak Pro, ma cosa ti lamenti? Il tamponamento, come sulla strada, anche in campo, in aria, e vediamo, pallo, calcio di rigore. Ecco qua, Frattesi si mette tra pallone e giocatore, Akpak Pro non gli interessa, va dritto come un carro armato e lo travolge, rigore netto. E qui è uscito Cialanoglu, quindi chi lo batte? Lautaro per la classifica canonieri? Probabilmente penso, sì, anche se ha una brutta statistica il capitano, perché 13... gol su 20 lui. Rigori. Ma è finito ormai. Pensate, Cialanoglu 13 su 13, Lautaro 13 su 20. E si ricorderà anche Paolo con Tatarusano 2 anni fa. Sbaglia il rigore Lautaro dopo che Cialanoglu aveva segnato nel derby. 84esimo, qui si gioca per il 4-1. Parte il capitano Lautaro, tiro gol del Toro, che con la doppietta personale arriva a 18 gol in 20 giornate e ne ha saltate 2, quindi 18 in 18, un gol a partita per il Toro Lautaro. Inter che sale a 48 gol fatti, quasi 2,5 a partita dopo 20 giornate. E qua ci vuole veramente. E qua è finita davvero. E qua anche mi permetto di fare la moviola della moviola. In televisione non mi trova d'accordo, stanno dicendo che questa concessione del rigore lascia molto perplessi. Allora, a me non mi interessa chi lo dice, perché lo dice, perché lo fa. Capite che oramai io non capisco più niente sui rigori, anche grazie a queste sottolineature post di chi non è al VAR e di chi è in televisione e non sta dirigendo la partita. Ma io ti posso dire, è rigore o no? In presa diretta mi sembrava netto, sì. Rivedendo meno, quindi anch'io non lascia vorrei rivedere, molto perplesso. Ma scusa, ma Frattesi, ripeto, perché ma cade? Ma non mi sembra una spinta cosa, così clamorosa. Posso quindi capite che siamo alla frutta del gioco del calcio? Siamo assolutamente. Alla frutta. Posso dire una cosa? C'è una soggettività pericolosa. Una cosa, Paolino, vai, posso dirla? Vai, certo. Ale, 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 inter, ale. Ale, 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 inter, ale. Ale, 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 ale
finisce. Sventola bandiera nerazzurra mentre intona il coro il nostro Simone Barbato. Noi andiamo in pubblicità, ci stiamo avvicinando ovviamente al termine della partita. Inquadrato un cupo Gagliani, finita la partita avremo gli allenatori in diretta e poi ci scateneremo sul calciomercato. A tra poco restate con Gusticus, avanza, carica il destro, no, se la porta sul sinistro. Turam, il tiro gol di Turam. Marcus Turam vuole partecipare alla festa e ci riesce con l'ottavo gol in campionato, 6 assist e 3 rigori procurati per lui. Internazionale 5, avevamo ricordato il derby di quest'anno, Monza 1, c'è Gagliani, c'è un Maldini e allora è di nuovo 5-1, 5-1 per l'Inter. Mano aperta. Allora, e forza Inter, facci un gol, ancora. È la Nord che te lo chiede, e forza Inter, facci un gol, proprio così in faccia a Paolino, facci un gol, e faccio un gol, e forza Inter, facci un gol. Cioè Paolino, ti tappi le orecchie perché qui veramente è un coro dietro l'altro, poi mai come questa sera. È vero che sei... anche tu galvanizzato dai 4 gol col Frosinone, quindi insomma li hai esultati, però adesso li hai subiti 5, li hai subiti 10, cioè l'esultanza 10 tra Salernitana e Frosinone. Insomma. No, ma a me dispiace solo sentire le note dell'intonatissimo, bisogna dirlo, Barbato. Per il resto, grazie. Quello che dice il campo passa sempre davanti a tutto. Anche perché di fronte, cioè, di fronte a un Monza che non c'è, c'è un Inter che c'è. Ma non c'è il Monza stasera, dai, lo stiamo ripetendo. No, ma non c'è il Monza, però non c'è il Monza, c'è l'Inter col divario che c'è tra Monza e Inter, cioè se l'Inter fa l'Inter, ma l'apporto la vince così. Annullato dall'Inter. Alla partita del Monza è stato veramente... Prendere un gol così, ma... Ma perché in categoria minori sarà un 10 anni che non la vedete. Sono d'accordo. Cioè il Monza non c'è. Ha tentato di fare qualcosa. Cioè, non è però perché... stasera male il Monza. La fase difensiva del Monza male. Lo dicevamo nei primi gol, lo diciamo adesso. Ma certo. Un po' d'orgoglio dovrebbe scattare, non è proprio la squadretta che deve salvarsi. No, ma anche vogliamo perché nel secondo tempo l'Inter ha lasciato qualche spazio, quindi il demerito del Monza c'è ed è totale. Poi allora, certo, primo se tempo Monza gioca così e l'Inter vogliamo dire anche Inter, una cosa, finisce così. Vogliamo anche dire una cosa di carattere tecnico per quanto riguarda il calcio giocato. Il gol di Thuram mi è sembrato un gol in alla Milito. No, in stile Roberto Baggio. Più alla Milito. Ma ricordate Roberto Baggio? Vediamo. Arrivo da Paolo Vinci, passo da Bergigia. È bello il gesto tecnico. Il gol di Turante è piaciuto tanto. Assolutamente. Analogie. Tecnico, vabbè, ovviamente con la solita potenza e velocità messe insieme. No. Veramente senza commenti, cioè lì da vedere. Ecco, la cosa tra il primo e il secondo tempo, perché l'Inter di Inzaghi primo, cioè 2 anni fa quando perse lo scudetto col Milan, era un Inter che con Dzeko andava sempre nella metà campo avversaria, ebbe il calo a febbraio-marzo e non aveva i giocatori per fare questi contropiedi. L'Inter di oggi ha fatto vedere due cose: nel primo tempo l'aggressione alta e quindi il Monza non riusciva a uscire, il pressing; nel secondo tempo si è abbassata e anche in contropiede quando gli dai spazio a giocatori come Thuram, che l'anno scorso non c'era. Certo. Quindi l'Inter può fare due cose, non è che può fare solo la partita offensiva nella metà campo, può fare pure il contropiede. Ha una variante. Tra poco è tutta la verità sul futuro di Antonio Conte, sul futuro di Lautaro Martinez. In casa Juve andremo con una bella lente di ingrandimento. Milan eccetera eccetera, Napoli, Roma. Vinci. Gol bellissimo di Thuram. L'Inter secondo me ha trovato un Monza arrendevole, però è stata molto forte. Non sappiamo dove iniziano i meriti o finiscono i meriti dell'Inter, iniziano i demeriti del Monza, però l'Inter è stata veramente tanta Inter stasera. Allora, manca quanto un minuto? Quanto manca? Sì, 30 secondi, dai, perché l'arbitro siamo da ha dato te, così solo poi 3. Tu e Barbato ha dato solo 3 minuti di recupero, giustamente, ne sono passati già 2, adesso in questo istante 40, quindi 20 secondi al termine. Ormai il Monza ha alzato bandiera bianca, però a un certo punto ha dovuto rischiare e da qui ancora la difficoltà in difesa, lasciando l'uno contro uno ti prendi dei rischi e poi si è visto insomma quello che succede. Ora finisce qua. Inter che batte il Monza 5-1 e sale a 51 punti alla prima di ritorno. Sono 49 i gol dell'Inter, 10 i gol subiti, quindi un bel più 39 in differenza reti. Pensate, la coppia d'attacco Lautaro è arrivata a 18,
con Thuram che sale a 8 e c'è anche un Çalhanoğlu a 9 gol fatti, quindi è una macchina da gol. L'Inter tutti. 49 gol, la seconda è il Milan, insisto, 35 il secondo attacco, la Juventus è a 29. Però come sempre decidono le difese, le migliori difese. Allora è vero, però quest'anno di solito la miglior difesa non coincide col miglior attacco, quest'anno c'è questo connubio, no? Ma l'Inter è la più forte. Esatto, esatto. Però tutta questa forza che nei numeri è straripante nel gioco visto, poi alla fine il quello distacco, che dicevamo, il distacco è minimo, quindi il timore. Perché è stata brava la Juve finora. La prudenza di Borrelli. È stata brava la Juve finora. Assolutamente, ha girato più delle sue magari capacità. Chi è che i marcatori ricordano che sono tanti? Allora, doppietta di Lautaro, doppietta di Lautaro, doppietta di Çalhanoğlu e il gol di Thuram nel finale. Pessina aveva segnato il 3-1 per il Monza. Tre rigori nella partita. Barbato, sei contento? Hai anche una poesia, dai, facciamola subito così dopo ci scambiamo. Allora, ho composto in questi minuti una poesia proprio per gli ospiti qua in studio e i telespettatori a casa qua, ispirata proprio a noi qua. Ma non di era diretta per Paolino? Non era per Paolino? No, è una poesia che si intitola Buon auspicio. Nel tardo gennaio il caro Paolino sente bisogno del suo cappottino. A meno 5 e forse di più sarà sovrastato dal nero e il blu. Però tardo gennaio non mi sembra. Però. No, infatti si intitola Buon auspicio. Che da qui a auspicio fine... tutto attaccato, vero? Auspicio tutto attaccato. Sì, non ha diviso in sillabe. No, non è stato così. Paolino, però autironico Paolino, bravo. Mi ha dedicato una canzone, Paolino. Ti ha dedicato una poesia, tra l'altro io... Perché ha paura, bravo. Perché ha paura degli 1-0, perché basterà fare 1-0 e sei sempre a meno 2. 1-0, certo. Meno 2. E chi incontri meno domani? 2. Paolino, oltretutto il calendario, quello che dicevamo all'inizio, che sorride di più, no, alla Juve, quindi in teoria, insomma, in non sono periodo. Partite... In questo periodo Sassuolo e Lecce adesso la Juve. Però dai, importante era per l'Inter dare una al prova via di del forza, mare da Paolo. Chissà allora, via. Caro, a questo punto aspettiamo, lo dico anche ai nostri telespettatori, sia Simone Inzaghi che Palladino li avremo in diretta, quindi seguiremo proprio le conferenze stampa in diretta. Up and down, poi vado da Bergigia per cominciare il discorso mercato. Visto che parliamo di Inter, io lo vorrei fare sull'Autaro Martinez, la prima domanda, così lo dico anche in regia per il discorso titoli, perché c'è una buona parte dei tifosi neroazzurri che ha paura. A proposito, paura è il tema ricorrente di questa trasmissione. Vabbè, dai. Allora, up and down finali. Up and down, dai, anche perché sono solo up, perché i tre marcatori alla fine meritano tutti e tre. Sale anche Thuram, perché nel secondo tempo ci ha deliziato con un paio di assist, uno di tacco anche molto bello, e poi la ciliegina, il quinto gol molto bello. Quindi allora partiamo da Lautaro, che conferma l'otto, perché ha segnato anche un rigore stavolta tirandolo forte centrale, quindi doppietta per lui, 18 gol abbiamo detto in 18 partite, 8 per Lautaro, 7,5 per Çalhanoğlu. È vero che c'è il cartellino giallo, però 2 gol, 9 totali, grande regia, bravo anche in copertura, 7,5 Çalhanoğlu, e sale a 7 anche Thuram con gol e assist nel secondo tempo. Questo diciamo è un po' il trio delle meraviglie, ma tanti altri hanno giocato bene un po' tutti. Ecco, quindi insufficienze assolutamente non ce ne sono. Paolo, sei d'accordo? C'è qualcuno? Anche i due Paolo, tutte e due. Iniziamo da Bergigia, c'è qualcosa che vorresti aggiungere sui voti? No, assolutamente. Ci stanno? Cioè, sì, sì. No, sono d'accordissimo con Michele. Ecco, una nota di merito per Mkhitaryan, che ha fatto una grande partita. Peccato che gli manca proprio la stoccata, il colpo di testa poteva segnare, il tiro alto. A Darmian, però diciamo che da far vedere i bambini per come si gestisce il pallone, Mkhitaryan. Cioè, non è Darmian puoi metterlo nei cattivi per il rigore. Però posso essere cattiva? Beh, no, basta, mi sono stufata di essere cattiva. Perché i migliori del primo tempo sono i titolari, i migliori del secondo tempo, nonostante dal 50esimo siano subentrate altre forze, sono i titolari. Ancora i titolari. Vabbè, questi tre... Vabbè, ma dite... Cioè, mi direte, giustamente, è la palissiana la cosa. Cioè, però Frattesi, beh, io me lo sempre, ricordavo. Non sempre, però oggi non sempre. È successo. Però sto Frattesi, crack del mercato, la giovane promessa. Beh, sicuramente l'Inter... Vabbè, si è procurato il rigore. Sicuramente l'Inter, se deve fare a meno di due interpreti come Di Marco, può andare in difficoltà. Nel senso che è una squadra che ha tanti rincalzi, ma quei due o tre giocatori che se mancano si sente. Ah, questi tre hanno fatto 18 più 9 più 8, 35 gol. Cioè, tre giocatori hanno fatto il secondo attacco del campionato. Il Milan ha 35 gol, il secondo attacco del campionato.
certo, sono fondamentali. Sono tre. E ce li ha l'Inter, certo. Non c'è paragone con la coppia alternativa. Lautaro ha fatto il 50% dei gol della Juve. Sì, ci sono dei dati importanti che mettono l'Inter sicuramente un po' più favorita di altre, che hanno problemi, hanno la coperta un po' stretta, corta, lunga. Quindi questi sono dei meriti importanti, che sono frutto anche di un gioco collettivo, di una rosa collaudata, di pochi problemi avuti durante questo campionato. E quindi tutto meritato in questo momento per quello che la classifica dice, ovviamente. Allora, però il campionato è lungo, la competizione è strana. È una tappa, anche voi, perché poi una corsa a tappe. 5 punti sono pochi, ma... Beh, con una partita in meno. No, dico l'ultima cosa, Giovanna, perché questa intensità, quando ci saranno i tre impegni a settimana, sarà difficile. Cioè, l'Inter oggi ha preparato tutta la settimana la partita, è partita fortissimo, aveva la voglia, eccetera, ma ci saranno anche i periodi in cui ci saranno le forze un po' più basse. Allora, diceva Paolino, dicevate voi, Lautaro sempre tra i migliori, ha fatto il 50% dei gol della Juve, uomo fondamentale. Io sento parlare di questo rinnovo con dichiarazioni d'amore da una parte e dall'altra e credevo fosse in tasca, Paolo, invece no. Ma per me lo è, dovrebbe arrivare adesso con l'impegno fuori, non lo so, però secondo me invece entro la fine del mese può arrivare. 2 anni di contratto in più a 8 più bonus, io non vedo nubi particolari, è chiaro che un contratto del genere, ma da quello che so ci sono stati anche dei contatti ultimamente tra le parti, nell'ultima settimana, quindi credo che si stia andando, anzi all'inizio della settimana se non sbaglio, quindi penso che si stia andando verso una definizione e la tempistica dovrebbe essere entro questo mese. Perché? Però non mi sembra una roba che possa creare preoccupazioni almeno ad oggi. Ma sai perché? La preoccupazione è perché poi si era scritto, si era letto, tu dici 8 più bonus che poi equivale forse un po' a quel 10 milioni, no? Allora, la paura è, a quest'Inter il 22 maggio deve rientrare da quella valangata di milioni che Octree nel 2021 gli ha prestato. Ma non l'Inter, che Zang. Proprietà? Sì. È. Sì, sì, l'Inter, ma non è, Giovanna, no, ma per ma capire, non è la trattativa, arriva il Bayern che offre, cioè, arriva il Real Madrid, ma quello cioè, sì, quello può sì. piombare una squadra, certo. Che in un momento dove magari l'Inter prende tempo dice alla gente di Lautaro, io gliene do 11, ma, vieni, anche firma, ma anche firmando, Giovanna, perché anche se firma non è che il 2028 significa che rimane fino al 2028, no, però significa che l'Inter ha sempre più potere contrattuale in caso di eventuali, però Lautaro sta bene a Milano, ma sì, sta bene se a Milano, se tu guadagni 8, ma penso che in Spagna con 12 ci starebbe meglio, però non è che stanno. Però se stai a non è che stanno minuti. Litigando o che gli hanno fatto un'offerta al rialzo offensiva eccetera, l'offerta migliorativa c'è, io non penso che lui con tutte le uscite pubbliche che ha fatto, lui e il suo agente, certo. Cioè per un milione più in meno se un'altra squadra non rinnova va via, ma cioè, ci sono occhi puntati su Lautaro che non sono, ma sono anni che ci sono anni, beh a maggior ragione, sai, comunque campione del mondo, fa un gol a partita. È ovvio, potenzialmente potrebbero essere tutte le squadre che cercano un attaccante nella prossima estate. Però io non vedo nubi in questo momento. Ecco. No, è vero, sulle dichiarazioni del giocatore. No, c'è mai ma stato sulla dubbio situazione e anche sui contatti. Anche dietro le quinte, non mi pare ci siano delle turbolenze. Come dici tu, Giovanna, il club che può corteggiare, sì? Se si trova di fronte a uno che già guadagna 8, il corteggiamento deve essere proprio di un top club che gli può dare 15. Se invece tu guadagni 6, si avvicina a uno che ti offre 12, è già il doppio. Per questo. Ma poi non è pericoloso. In Italia nessuno può trattenere chiunque quando vuole. Ma non ne fa una questione di 1-2 milioni in più, cioè si è capito. Ne fa una questione. Sì, lui ha rifiutato per l'Arabia l'anno scorso, non so, 30 milioni all'anno quando gli avevano offerto. Ma l'Arabia? Che vuol dire scomparire? L'Arabia. L'avevo capito per l'Arabia. No, l'Arabia no. Però così era una. Perché questo rinnovo non c'è ancora, quindi fino a quando non c'è la firma, Paolo dice, Valigia dice, io la vedo abbastanza, che la società io la vedo abbastanza apparecchiata, ecco, diciamo. Mentre così. Il rinnovo in alto mare dunquis. No, ma invece io vi faccio una domanda. Ma perché non c'è la volontà, ma anche da parte della società, però? Perché dovevano farlo entro il 31 dicembre, che c'era ancora il decreto. Ma perché sul mercato da una stagione e mezzo, in verità. Ha chiesto una cifra più alta. Sì. No, ma l'Inter una minima proposta di rialzo alla Di Marco l'aveva fatta. Sì, però sembra che dall'altra parte la richiesta fosse un po' più alta e l'Inter è un po'. Beh, però Dumfries non ha sto gran mercato comunque, non l'ha mai avuto. Ti ricordi quando doveva andare al Chelsea, che poi non è mai arrivato. Hanno preso proposta. Malo gusto alla fine, il Chelsea. Sì. Allora, però c'era Vinci, scusami Barbato che l'avevo interrotto. Paolo, dimmi, volevi
chiedere qualcosa per Gigi? Voglio dire, la situazione dell'Inter la conosciamo, purtroppo c'è sta spada di Damocle che tu dicevi, però è tutto un insieme di problematiche che induce Zhang a cercare di venderla al migliore offerente, però non riesce ancora a trovare la quadra giusta. Chi deve venderla, lui vorrebbe restare. Il problema è come, nel senso che vorrebbe bisogna restare, trovare... Vorrebbe quantomeno un socio che gli dia 800 milioni. Ma vuol dire, maggio è qua, se non rientra del debito... Per rifinanziare, servono 6-8 settimane, quindi se dovesse esserci il rifinanziamento lo sapremo già all'inizio di marzo. Non si va oltre quella data. Ma potrebbe esserci, Paolo, secondo te rimane in mano degli Zhang l'Inter? Ma non si è mai visto una volontà di voler cedere. No. Né di svendere né di cedere. È chiaro che la cosa... Cioè, però, secondo me la volontà prioritaria è quella di rinegoziare un prestito con un altro interlocutore. Ma anche la cosa del partner, di un socio, io non la vedo, perché comunque quale socio entra in un club a fare il socio di minoranza? Cioè, chi entra e mette tanti soldi anche per fare socio di minoranza in un club del genere? Vuole comandare, non è che entra così che ti dà... Commentato adesso nel Manchester United, Radcliffe, con il 25%, 1,5 miliardi, il 25%, ma con la clausola che la parte sportiva fa capo a lui. Certo. Sì, è difficile, insomma, trovare un socio di minoranza che ti dia i soldi e appenda e ti faccia gestire il giochino, chiodo, no? Certo, è chiaro. Certo. Allora, noi andiamo in pubblicità, aspettiamo, ribadisco, e tra poco le vedrò anche in bassa frequenza, come si suol dire, in modo tengo d'occhio la sala stampa e arriverò subito in diretta a darvi sia Palladino che Inzaghi. C'era però Simone Barbato prima di andare in pubblicità. Certo che mi dovevi dire qualcosa, me lo ricordo, vai, procedi. No, non devo. Volevi fare una domanda. No, volevo fare una domanda a Bargigia su queste voci di Achraf Hakimi e il grande ritorno, se c'è qualcosa di vero. Oppure. Caspita, questa. Achraf Hakimi. No, Ashraf. Non ti risulta, Paolo. Niente. Anche perché ha un ingaggio alto. Troppo alto. Io ci speravo, sinceramente. No, l'Inter ha preso. Avevi già preparato la canzone? Si era già portato avanti. Ma avevamo poverino, già i vecchi cori con Hakimi per questo, però. No, possiamo chiudere un attimo questo discorso. Poi, ovviamente, il mercato fluttua, quindi, qualora ci fossero notizie dell'ultima ora, Bargigia interviene in qualsiasi momento. Il discorso Inter con. È chiuso il mercato? Secondo me sì, perché si continua a dire se non parte Sanchez non arriva un attaccante, ma non ci sono segnali che Sanchez. L'ha ribadito anche Marotta adesso nel prepartita, sì. Anche se tu dici uno può dire una cosa e fa un'altra, vero. Però la volontà è quella, anche fuori dalle telecamere. E c'è l'ultima cosa, Sensi, Maresca ha ammesso ieri che è interessato, il Leicester è in testa, oggi ha perso tra l'altro, ma c'ha 10 punti di vantaggio nella B inglese. Però ha spiegato che devono prima fare delle operazioni in uscita anche per tirar fuori 2-3 milioni. È Praet il centrocampista che devono uscire, Praet, ex San Petorino se non sbaglio, no? E Sensi andrebbe all'Leicester perché scade a giugno, l'Inter diciamo risparmierebbe su metà stipendio, metà stagione, sono 2 milioni lordi più un paio, 2-3 milioni, tra l'altro anche una piccola minusvalenza, però risparmiando l'ingaggio è sempre un guadagno. E invece faccio una domanda da cui ho tratto spunto ieri in trasmissione. C'è chi si augura che ci sia un effetto domino, ovvero Allegri, sia che riesca nel colpaccio, sia che non, va via e va dove sarebbe dovuto andare un paio di anni fa, ovvero all'Inter, e via Inzaghi. Ecco, c'è questa... Tu che sei molto vicino a me sembra, guarda, sì, però non sono esperto di fantamercato. A me sembra che in questo momento, se vogliamo parlare di possibile valzer delle panchine, intanto è per l'anno prossimo, ma riguardano altre squadre in questo momento. Non la panchina dell'Inter. Il Milan dell'Inter. Con Pioli, il Napoli che andrà al posto di Mazzarri e la Roma con Mourinho appeso al filo del rinnovo. Ecco, lì possiamo parlare di chi potrebbe sostituire chi. Ma Allegri, guarda, Allegri se non sceglie lui di andarsene, questa la variante. La Juve non lo manda via. Poi abbiamo visto le dichiarazioni anche d'amore di Giuntoli, no? C'è un legame. Beh, Giuntoli è molto bravo a sostenere i suoi allenatori pubblicamente anche nel lavoro quotidiano. Però a prescindere da quello, io so che
che comunque cioè lui non, a prescindere dai risultati, ma non lo manderebbe via, perché comunque l'anno prossimo per la Juve è ancora un anno di transizione, ma un po' meglio di quest'anno, ma un po' meglio. E loro ritengono Allegri, e lo stiamo vedendo, per quello che hanno, per il materiale umano, le caratteristiche dei giocatori, un allenatore che ti può portare un certo numero di punti, ecco. Quindi le rivoluzioni non le fanno così a prescindere. Che gli hanno chiesto il Monza, dice i primi 20 minuti ci sono venuti a prendere con un'intensità, una forza, una tecnica, ci hanno sporcato tutti i palloni in uscita, sono andati 2-0. Detto lì però potevamo crollare mentre abbiamo provato, eccetera. Sì, eccetera. Lo sono dal campo, e poi sono crollati negli spogliatoi. Si è aggrappato, cioè, che il 2-1 senza il VAR ci poteva essere il 2-1. Vi dico anche che cosa stanno dicendo sui rigori, visto che noi stiamo provando diligentemente a starne fuori. Chi commenta, chi costruisce il suo format attorno a queste discussioni che non sono così banali in Italia, o quantomeno fanno discutere o interessano, stanno dicendo e stanno disquisendo sul fatto che dei tre rigori, forse, cioè due, sono altamente discutibili. Così solo per sì, ma non è che possiamo fare la moviola della moviola senza un'immagine, no, di gente che parla, cioè, perché sennò veramente tre rigori. Ma qua, allora, scusa, qua... gli altri come la fanno? Ma io non dico che dobbiamo farla, io penso che chi ha dato la partita abbia le immagini. Poi se, no? se volete vi dico anche magari Conte o gli altri allenatori dove potrebbero andare. Allora diciamo, Paolino, che in una partita finita 5-1 l'attenzione del VAR, ma non sto, cioè, dicendo che cosa hai ragione, fai bene, no, e io voglio il concetto è che la partita non cambia assolutamente. Ma quali sarebbero gli errori? In Italia era questo il concetto, in Italia ne fanno dei castelli incredibili, punto. Però, ho capito, ma se ne parliamo anche noi, cioè, ma io voglio dire, ma io li ho rivisti, secondo me ci sono tutti e tre. Hai ragione. No, ma io voglio capire. Pensavo ci fosse un'altra conduttrice. Paolino, io voglio capire di questi tre rigori, due dubbissimi, ma quali sono? Giovanna, facciamo il gioco. Noi abbiamo la nostra posizione. L'abbiamo vista la partita, ma sembra normale che uno ascolti un'altra TV quando è in onda e poi si faccia un talk su quello che dice un'altra TV. Lui porta sul nulla. Lui porta i fatti. A me sembra una follia, poi fate quello che volete. Basta. Cioè, ma scusa, ma cosa stai dicendo? Ma cosa c'è? Ma come fai a commentare quello che dice uno che non sai neanche chi sono? Almeno di chi lo dice. Ma chi lo sta dicendo? A commentare di mercato che magari lo stai leggendo. Ma chi lo sta dicendo? Chi lo sta dicendo? Almeno di chi l'ha detto, no? Ma sennò, no, ma allora come, cioè, come stanno come dicendo? Borrelli chi? Sta parlando di Palladino, perché si sa che parlano alle reti dove no, no, sta no, sentendo Palladino e riportando quello che ha detto Palladino. Allora, a me, allora io lo voglio sottolineare questa cosa, ma per dovere di cronaca ci sta che sui social o in alcuni chi dice le cose, perché uno almeno commenta le cose, ma sanno un nome e un cognome, no? C'è una trasmissione. Quale? C'è Marelli, vuoi nome e cognome? È ovvio, scura sulle partite. Ma quando ci sono le partite, ci sono i nomi. Su quali hanno mille i dubbi, televisioni. Antonio. Allora, il primo fallo di mano di Gagliardini, quello è più anche grande. Anche tu adesso fai la moviola senza nel senso immagini. Capiamo no, solo quali capire sono. I due episodi. Quali allora, Gagliardini fallo di mano è vistissimo. Ma cosa devi avere in mano? Se hai visto la partita, Antonio, ma lasciamo perdere le polemiche. Ma Antonio, ma fai l'ospite e non il conduttore. No, sta mandando in pubblicità, cioè viene a parlare di una roba, stavamo andando in pubblicità. Però, ragazzi, non sono quali sono i dubbi. Ma sta roba qua offende la mia intelligenza. Cioè, uno che sente una televisione e poi diventa. E poi diventa. No, io, se fossi il conduttore. Se io fossi il conduttore, c'è cioè, una roba del genere inquietante. Allora, ragazzi. Comunque, scusami Giovanna, commentiamo noi e valutiamo anche l'operato. Ma, allora, ma ci sta, io stavo parlando di un discorso di mercato. Ma scusa, ma me l'hai spostato, è sembrato ma qualcosa di clamoroso, qualche errore clamoroso? Non per c'è me sembrato no. Qualcosa di clamoroso. Paolino dice, stanno dicendo il contrario. E ha portato a conoscenza questa presa di posizione di alcuni... Il primo poi noi punto. Si può rimanere no, della nostra poi quando potrò parlare anch'io di Conte vi dirò di Conte magari però per se curiosità quali erano qualcuno. I due dubbi
I due dubbi, gli altri due, tolto credo che Gagliardini, gli altri due. Quindi il tamponamento a Frattesi e il fallo di Dario. Esatto, esatto. Punto, semplicemente per dirvi che se ne può anche parlare democraticamente e civilmente. Sai che cosa, Paolino? Senza essere che per esempio saggi. Il tamponamento di Frattesi, per le poche immagini che abbiamo, che ci hanno messo a disposizione, è difficile da valutare. Ci sta che Marelli, in una situazione di vedi rivedi con mille inquadrature, possa magari dire veramente quello che in presa diretta è sembrato rigore. Sto dicendo che ma l'Italia se, si parla no, no, se diventa argomento di discussione, cioè se facciamo un varo, una moviola anche su sta partita, siamo al delirio, cioè siamo veramente sotto il minimo della decenza. Ma chi lo decide se siamo al delirio o meno? Chi ma lo no. decide? Ma no, l'obiettività di uno che vede partite, cioè ma manco hanno sì. contestato quelli del Monza, anche gli altri, ma manco hanno contestato quelli del Monza, ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Vittoria dell'Inter. Scusa, passata, Palladino, tu che hai sentito Palladino, dai, rifai la scaletta. Ha fatto casino sui rigori? No, ha detto che loro l'avevano riaperta sul 2-1, se non ci fosse stato il VAR sarebbe stato 2-1, però c'è il VAR. Vabbè, ho capito, come Mourinho, il rigore di Jusen. Stavamo sentendo Mourinho anche. Siamo in discussione, cosa ha detto anche Palladino. Ma veramente, no, lui parlava del gol annullato per fuorigioco. Diciamoci quello che vogliamo. Allora, calma ragazzi. No, vabbè, dai, c'è una roba da ridere. Buonasera, ciao. Buonasera mister. Senta, una settimana pesante, si arrivava da tante polemiche, episodi arbitrali controversi, l'Inter deve rispondere. Lo avete fatto, direi, a modo vostro, dimostrando di essere più forti di tutto, anche delle polemiche. Sì, ma ad Appiano abbiamo lavorato tanto, i ragazzi hanno fatto 4-5 giorni che mi erano piaciuti veramente tanto, infatti stamattina ero abbastanza tranquillo, poi chiaramente le partite bisogna giocarle, però abbiamo ascoltato poco, abbiamo lavorato tanto da squadra, da gruppo, stasera abbiamo fatto un'ottima gara contro un avversario che sappiamo che ci ha creato sempre difficoltà, insomma anche lo scorso anno, e quindi volevamo fare un'ottima gara. Prego. Buonasera mister, complimenti. Ciao, grazie. 51 punti alla 20ª, l'Inter li ha fatti una volta sola nella sua storia. Nel 2006-2007, il fatto che la Juventus sia sempre lì a incalzare è uno stimolo in più per voi? Cioè questa corsa velocissima che state facendo in parte dipende anche dal fatto che dello stimolo della Juventus che insegue, o riuscite veramente a pensare solo a voi stessi senza guardare cosa succede dietro? No, noi dobbiamo incidere su noi stessi, insomma io, lo staff, i giocatori, cerchiamo di lavorare nel migliore dei modi partita dopo partita, anche a pensare a quella dopo, insomma non va bene, abbiamo visto anche lo scorso anno, abbiamo ragionato su questa partita senza pensare Supercoppa, Firenze, abbiamo lavorato bene questi giorni e dobbiamo continuare così, 20 partite, 51 punti, probabilmente in altri periodi, in altri campionati avevi più margine, ma le vittorie, abbiamo detto, insomma ne abbiamo parlato anche la scorsa conferenza dopo il Verona, non sono scontate, la squadra sta avendo un grandissimo rullino di marcia, però mancano 18 partite alla fine, quasi 60 punti disponibili, 54 per l'esattezza, e quindi bisognerà cercare di fare più punti possibili, perché le squadre sono lì, ce n'è una vicina, ce n'è un'altra che è lì che sta facendo, insomma 39 punti non sono pochi alla fine del giorno d'andata, quindi bisogna continuare così. Prego. Simone, ciao, buonasera. Ciao. Sul 2-0 Thuram ha sbagliato un gol, era appena il 20esimo, tu hai avuto una reazione diciamo molto, molto forte di disappunto, ecco ti chiedo quanta fame hai? Tanta, perché sappiamo che le partite, poi puntualmente è successo con il gol di Pessina, nonostante una mezz'ora straordinaria, potevi fare il terzo gol in 2-3 occasioni, poi succede che prendi il 2-1 e le partite si riaprono, quindi volevo il terzo gol, Marcus stava facendo un'ottima gara e quindi volevo che facesse gol anche lui. Prego. Eccomi. Ciao. Ciao. Rispetto a Verona e Genoa,
l'Inter ha giocato molto di più sulle fasce, c'era più una manovra più centrale in quelle due partite. Da cosa dipende? C'è un recupero della brillantezza per il lavoro che hai fatto in queste settimane, oppure rientri di Marco, insomma c'è un po' più di gamba, il gioco ha più ampiezza e gli avversari riescono a prendere meno l'Inter quando può fare dei cambi di gioco. Sai, questo bisognerebbe cercarlo di capire. Io chiaramente ho parlato prima alle televisioni, stasera abbiamo trovato un campo straordinario, insomma era un piacere giocare a calcio. Le ultime partite dove dovevamo fare meglio, sia a Verona che a Genova, sia in casa col Verona, Genova e anche all'Olimpico contro Lazio, non abbiamo trovato il campo di stasera, e quindi noi dobbiamo giocare bene tecnicamente. Chiaramente non è di peso solo ed esclusivamente del campo, dovevamo fare meglio, chiaramente stasera era veramente piacevole giocare su un campo come questo. Prego. Sì, ciao Simone, ciao, prima ti sentivo parlare anche in TV, naturalmente sottolineavi che la Supercoppa è un impegno doppio, è raddoppiato l'impegno rispetto all'anno scorso, e poi ci sarà questa giornata saltata, e quindi in linea teorica l'Inter, se ripresenterà in campionato, potrebbe comunque essere dietro alla Juve a una partita dello scontro diretto. Ecco, non se ne sentiva magari la mancanza di questa combinazione un po' sfavorevole? No, quello lo sapevamo, è nuovo per tutti, nuovo per voi, nuovo per noi, è nuovo per me da allenatore, per i ragazzi, insomma, eravamo abituati a giocare una Supercoppa in finale unica, quest'anno è stato cambiato il regolamento e sarà molto più impegnativo perché saranno due partite di finali sentite, tese, quindi a livello al di là di fisico mentale, però andremo per fare nel migliore dei modi, sapendo che ci saranno tre squadre come l'Inter che vorranno alzare il trofeo. L'ultima. Buonasera mister Bruno. Ciao. Cadelli, Oggi Sport. I vostri numeri sono straordinari, li abbiamo elencati poco fa, 51 punti, 49 gol fatti, 10 subiti, ma potenzialmente la Juventus può essere ancora lì a meno 2, potenzialmente. Le chiedo la sua squadra in che cosa può e deve migliorare nonostante questo campionato comunque notevole. Grazie. Ma è sempre, bisogna cercare di prendere spunti da ogni gara, come abbiamo fatto queste settimane. Fortunatamente le ultime due abbiamo potuto analizzare con più calma, perché giocando ogni 48-72 ore è più difficile. Chiaramente dopo Genova e dopo Verona abbiamo avuto più tempo, e in tutte le partite ci sono degli insegnamenti, indipendentemente da come vada. Genova è stato un insegnamento, in casa col Verona abbiamo visto dove potevamo far meglio, e anche stasera, nonostante io non l'ho ancora rivista, la rivedrò presto, abbiamo fatto un'ottima gara, ma probabilmente avremmo potuto anche in determinati momenti, penso al gol di Pessina sul 2-0, partita in controllo, avremmo dovuto anche lì probabilmente fare meglio.